Gol, spettacolo e primato solitario, non accadeva da tempo quasi immemore, invece succede tutto in 90 minuti, secondo tempo da incorniciare, questa volta a fare la differenza sono gli attaccanti, l'intesa Giampaolo Cecchini è semplicemente perfetta, di assoluto pregio, il 2-1 propiziato dal delizioso velo del fantasista che poi si vede restituire il favore dall'ex aquilano in occasione del terzo gol, il presidente Pietro Scibilia. Effettivamente questa è stata una squadra oggi che ha fatto vedere il calcio e ha giocato di grande calcio. Tatticamente non c'è molto da spiegare, Iaconi ripropone il modulo vincente delle ultime settimane, l'unica variante rappresentata dall'esclusione di Croce, al suo posto il rigenerato Apa che dopo soli 10 secondi dal fischio di Mariuzzo di Venezia si rende protagonista di questo assolo, discesa e tiro, palo, deviazione di Grilli, la fermana si salva. Avvio dunque deciso che ha il potere però di scuotere l'11 di Puccica, le squadre entrano da subito in partita, ne viene fuori un primo tempo vivace, sempre in bilico ma sostanzialmente equilibrato. Al settimo, difesa biancazzurra in apprensione sugli sviluppi di un corner battuto da Bonfanti, testa di Farina, Mastro Nunzio devia, Santarelli non trattiene, Minopoli allontana. Sul versante opposto siamo al 13esimo, Apa schiaccia alle spalle di Grilli ma Mariuzzo su segnalazione dell'assistente di linea annulla per fuorigioco. Tuttavia Fermana sempre viva, gioco corto, squadra aggressiva con Perra e Bonfanti propositivi sulla fascia destra, 29esimo il numero 10 marchigiano calibra il traversone per Macri che fallisce, un'ottima opportunità. Difesa stranamente disattenta nei movimenti ma anche nei singoli. Paga Dazio al 35esimo. Caparbio, Mastro Nunzio, leggero Dario Rossi. Il centravanti avanza e da 20 metri fa partire un tiro con traiettoria insidiosa ma non irresistibile. Santarelli sorpreso. 1-0. Reazione immediata e soprattutto rabbiosa, il carattere davvero non fa difetto a questa squadra che pareggia i conti al 37esimo, Fermana sbilanciata, lancio illuminante di Zanetti, Cecchini non si fa pregare, scatto perentorio, controllo e grandestro che non lascia scampo a Grilli. Non c'è un attimo di tregua, ripresa, terzo minuto, lo sgusciante Macri supera Zanetti in velocità ma conclude alto. Al quarto sul quasi capovolgimento di fronte, cross di Maggiolini, ricca e colpisce con un braccio per l'arbitro che non vede e soltanto calcio d'angolo. Un minuto più tardi la prima sostituzione, fuori Maggiolini, non ancora al top, dentro Bellè, il Pescara costruisce il suo capolavoro da antologia, il gol del sorpasso, protagonista in fase di costruzione Minopoli Apa, Giampaolo rifinisce, fantastico velo per Andrea Cecchini, piatto destro e prodezza che resterà ben impressa nella retina dei 1500 supporters al seguito. La Fermana sbanda, il Pescara si scopre finalmente cinico, al 24esimo quasi prodigio di Grilli su uno scatenatissimo Cecchini, per la rete della sicurezza è solo questione di attimi, gemelli del gol si ripetono ma questa volta a ruoli invertiti, 3-1, partita virtualmente chiusa con il Pescara però mai dire mai, dicevamo della difesa non inappuntabile, al 44esimo tutto facile per Mastro Nunzio che sotto misura firma il 3-2, le squadre si allungano, si aprono gli spazi ma il serate finale dei marchigiani non sortisce effetto alcuno, anzi il Pescara avrebbe la possibilità di fare poker ma Cecchini pecca di imprecisione mentre Bellè non è assistito da alla dea bendata, finisce 3-2 e soprattutto con i tifosi in delirio. E dire che soltanto 20 giorni fa, dopo il deludente pari con il Teramo, sembrava tutto da rifare.